La 3M Perugia non regge il confronto con la Emil Bronzo Montale Rangone. Dopo la sconfitta in casa di Castelfranco di Sotto, la squadra di Marangi cade sotto i colpi della formazione modenese. 3-0, il risultato finale. Presentatasi al Capitini forte del secondo posto e reduce da ben 3 vittorie consecutive. Una sfida che ha visto di nuovo a Perugia, seppur da avversarie, Mirka Francetas e Maria Ghero, le campionesse italo-cubane che hanno fatto la storia della pallavolo perugina con la maglia dell'Assirio. Aghero l'ha spuntata sull'amica Francia, forte anche di un gruppo di compagne molto più attrezzate per la categoria. Noi siamo amiche, se frequentiamo l'estate, abbiamo bambini, sai. Siamo le nonne in questa categoria, diciamo che ci guardano i ragazzi con ammirazione, quindi cerchiamo di trasmettere questo, non è che... mi fa piacere vedere un palazzetto con tante persone che possono prendere qualcosa di noi. Io mi auguro, da me oggi un pochino meno perché non sono stata tanto brillante, però dobbiamo essere un esempio per le nuove generazioni, più che altro questo. Noi abbiamo fatto tante partite, qui a Perugia abbiamo giocato 4 anni soltanto insieme, in nazionale tanto. Però ognuno ha preso la sua strada, siamo abituate a giocare contro, insieme, sai, la pallavolo è un po' così. Credo che quando uno ha giocato qui tanti anni, dopo uno si affeziona, quindi ho tanti amici e tanti fans, ma soprattutto sono molto legata a Perugia, e sono contenta di tutti quelli che sono venuti a vedermi e sono felice di aver giocato contro la Mirka, anche perché noi siamo molto amiche e ci vediamo l'estate. Non è che è la prima volta che la vedo, quindi sono felice. Anche se per forza uno vince una o l'altra. Oggi ha perso lei, però lei è fortissima e sicuramente quando verranno da noi sicuramente sarà un'altra battaglia. Il secondo KO consecutivo complica il progetto salvezza della 3M Perugia, sempre più a ridosso della zona rossa. Sappiamo che era difficile giocare contro di loro, anche perché è una squadra forte, molto preparata e con ottimi attaccanti, quindi il primo set è stato molto combattuto, abbiamo forse subito un pochino il contraccolpo di averlo perso, i vantaggi. Dopo comunque a metà set, a metà del secondo ci siamo un pochino ripresi, poi il terzo set siamo tornati a giocarci di nuovo le nostre carte, però giocare contro di loro sicuramente è difficile perché sono assolutamente una squadra veramente veramente forte. Rispetto alle prime 7 giornate, altro che preoccupati, stiamo messi abbastanza bene, nel senso che comunque dovremo lavorare e cercare di evitare quei cali che ci sono stati a inizio del secondo set, che poi purtroppo hanno contraddistinto anche la partita precedente. Dobbiamo ripartire da quelli, adesso abbiamo una settimana di sosta, quindi avremo un pochino più di calma per lavorare su alcune cose e poi ributtiamoci sul girone di ritorno. Bisogna dire che è stato un bel spettacolo, c'è stato un alto livello, diciamo, pallavolistico e penso che il pubblico ha notato questa grande partita. Purtroppo abbiamo trovato un avversario tosto, un avversario che comunque sono secondo in classifica, hanno un gioco molto veloce, abbiamo sofferto parecchio e quindi si è dimostrato che comunque sono un gradino in più, senza che noi abbiamo lottato per qualcosa, ci manca ancora, ci manca tanto, ci manca tanta difesa, ci manca un pochino di intesa con attaccanti alzatori, però... sono tutte cose che si possono risolvere piano piano, ma con tanto lavoro. Noi siamo una squadra che ancora, come dicevo prima, può dare tanto. Certo, ogni partita è una lotta. È una lotta perché gli avversari sono come noi, hanno fame, hanno voglia di dimostrare di vincere. Quindi c'è ancora da fare. Sicuramente noi cerchiamo sempre di giocare al massimo della concentrazione. In ricezione siamo forse un po' meglio di loro, però comunque è stata difficile perché hanno giocato molto bene il primo set e abbiamo fatto tanta fatica. Pensavamo che perdevamo quel set, ma fortuna e destino abbiamo vinto e sono felice così. Adesso pensiamo a questo anno, pensiamo a andare avanti e speriamo di vincere il campionato oppure i playoff e dopo pensiamo al prossimo anno. Grazie, un bacio a tutti i perugini. Grazie. Grazie. Grazie.